Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. Is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Una pizza per amore. E guardandoli negli occhi che si capisce che dietro a questi volti ci sono delle storie difficili, drammatiche, ma sono storie che noi abbiamo il dovere di conoscere. Ecco perché Una pizza per amore, un evento organizzato da Christian House che ha l'intento di poter promuovere l'integrazione con queste persone, guardarli negli occhi, trascorrere del tempo con loro, mangiare una pizza insieme, ma soprattutto per lanciare un messaggio che noi abbiamo sperimentato in prima persona e che vogliamo condividere con loro. Ed è il messaggio di Cristo, che non è una soluzione temporanea, non è una soluzione politica e sociale a questo problema. Sappiamo di non avere le risposte a questi problemi così drammatici, ma noi vogliamo dare a questi nostri amici, a questi nostri fratelli, un messaggio di speranza cristiano che ha un valore non momentaneo ma eterno. Ecco perché Una pizza per amore, ecco perché Christian House l'ha organizzata, perché ha come motto ama il tuo prossimo, e questo è un modo per farlo. You can say that you can know a person when you attend this person, when you spend some time with him, and it's the same with Jesus. I mean, you can say that you know Jesus when you spend some time in prayer, when you spend some time in reading the Bible. This evening we made you a special gift. We gave you the Holy Bible. You know, the Bible is not a book. I love to say that the Bible is the book. Gesù lo toccò. Jesus simply touched him. Lo sapete, la lebbra si trasmette con il tocco. Do you know the transmission of leper is by touch, touching. E quell'uomo era un emarginato. And that man was always alone. Era un escluso. He was excluded from the society. Le persone quando lo vedevano, when people saw him, andavano via lontano. They went away. Ma Gesù cosa fece? They flee away. But Jesus, what did Jesus do? Gesù si avvicinò. Jesus came closer to that man. E lo toccò. And touched him. E gli disse: lo voglio, sii guarito. And he said, I want it. I want you to be healed. Se noi siamo qui stasera, if we are here this evening, non è un caso. It's not a case. Ma Gesù vuole toccare le vite di ognuno di noi. But we are here because Jesus wants to touch the life of every one of you. Gesù vuole toccare lì dove tu sei seduto. Jesus wants to touch you where you are standing on the seat. E a lui non interessa il colore della pelle. It doesn't mean your color skin. Non gli interessa la cultura. It doesn't mean your culture. Non gli interessa da quale paese provieni. It doesn't mean where are you from. Abbiamo letto, we read, che Gesù è venuto nel mondo, that Jesus came on the earth, per tutti. For everybody, all mankind. Per tutti gli uomini. Verso la conclusione del nostro programma. We are going to the closing, to the end of our event. E io ho da dirvi qualcosa di molto importante. But I wanna tell you something special. Adesso le persone che non sono interessate, now who is not interested, possono pure andare via. Can go away, can leave us. Perché noi adesso faremo qualcosa di molto serio. Because now we will have a real special. Voi capirete perché moment. Noi stasera siamo qui, siamo venuti qui. You will truly understand why we are here this evening. Amici miei, fratelli miei, non è per una pizza. My friends, my brother, it's not only for noi a pizza. Stiamo qui
per predicare Cristo. We are here to preach Jesus Christ. Io guardo i vostri volti. I am looking to your face. Che voi avete attraversato il mare, la tempesta. And I know that you were to the sea, to avete the storm. Lasciato famiglia. You left your family. Avete perso qualche vostro caro. You left your relatives. Noi questo non possiamo saperlo. We exactly can do ma Cristo, can do this. Cristo Gesù il Signore Jesus, conosce il tuo Jesus cuore. Christ knows non your siamo heart. Qui, non siamo qui per predicarvi un uomo, non siamo qui per farvi vedere quanto siamo bravi. We are not here to preach you about a man, ma siamo qui e non ci importa delle persone che magari non vogliono essere qui con noi, non ci importa di quelli che sono entrati. Stasera è un'opportunità per te e per la mia vita. And we don't mind about who want to doesn't want to be here with us. La televisione ci dice che noi non possiamo essere fratelli, non possiamo essere amici. You know, mass media TV often say to us we cannot be brothers and sisters, but this evening we are here perché siamo convinti che noi siamo fratelli in Cristo. Because we do believe we are brothers in Christ. Tu ed io dobbiamo fare una cosa. You and I should do only one thing. Dobbiamo aprire il nostro cuore. We just have to open our heart. Dobbiamo alzare le nostre mani. To lift up our hands. E dobbiamo dire Gesù entra nelle nostre and vite. And to say Jesus enter our se lives. Tu ci credi, alzati in piedi, if alza you, le tue mani. Lodiamo Dio evening, perché stasera Lui è qui. Alzati in piedi, chi ci crede. Alzati in piedi, perché Dio farà la sua opera nella tua vita. Stand up, e noi saremo fratelli. Noi saremo fratelli in Cristo. We will be brothers in Jesus Christ. I volontari di Christian House, state in mezzo a loro. Diamoci la mano, dimostriamo che noi vogliamo spandere amore. Noi ci vogliamo abbracciare. Andiamo insieme. Let's pray all together. E questo cantico che dice alleluia. Song to say, è una parola universale, la conoscono tutti. Forever, for Allah will help us. And thank you. We are very happy for that. Thanks God. Amen. Allah will help us. Amen. See you. Thank you so much.